cielo dei neghi. Sembra una giornata estiva, bellissimo mare, bellissimo sole, spiagge. Peccato che la maggior parte dei stabilimenti sono chiusi. Abbiamo qui due signori, due abitué, qui gente del posto. Vuoi sentire che ne pensi di questa situazione delle spiagge di Ostia, diciamo di estate e d'inverno, se lo vogliamo chiamare inverno, perché questo, prego. I proclami sono infiniti, ma veramente fatti da tutti, sull'abbattimento del lungomuro. Lo stato delle cose è che tutti i cittadini di Ostia, di Roma e stranieri compresi che accedono qui, i quali questi ultimi sono soltanto, e non solo loro, sono soltanto oggetto di essere derubati, come si è verificato quest'estate, a non finire, hanno un unico posto per poter vedere e godere il mare, il Furgone. Tutto il resto è chiuso ed è un appannaggio di privati. Sgancia, paga se vuoi vedere il mare. Ma questo periodo, che la stagione è ufficialmente chiusa, non c'hai neanche questa possibilità di pagare per godere il mare, perché sono chiusi gli stabilimenti. A questo proposito mi viene in mente il grande regista scomparso Antonioni: ci vorrebbe una bella rivoluzione. Stabilimento Il Capanno, ritrovamente chiuso. Che la mandi sul giornale? Sì. Stabilimento storico Linus, completamente chiuso. Siamo nei pressi dello stabilimento Tipidabo, questo parcheggio chiamato parcheggio privato, che è evidente che è stato ricavato sul demanio, sull'arenile, da anni. Turisti che non riescono a capire come funziona qui l'ingresso alle spiagge. Stanno cercando di capire come funziona per poter andare al mare. Rinunciano e proseguono alla ricerca del mare. Stabilimento Mami, aperto, in quanto funziona bar, tavola calda, open. E finalmente qui troviamo uno spicchio di mare. Andiamo, papà. Siamo arrivati. Andiamo. Sì, ma non so se sono già arrivati. Piaggia della vecchia Pineta. Confine, c'è una situazione strana, c'è un cancello, un vecchio cancello, con una scritta sul SPQR. Questo qui dovrebbe essere uno dei famosi parchi pubblici, che è stato tamponato in questa maniera. Essere uno di quei varchi pubblici per poter accedere alla spiaggia, che nel tempo è stato trasformato in questa maniera.
sempre la nuova pineta, ancora piscine, diciamo, efficienti, piene di acqua, ma è possibile questo tratto non solo entrare ma anche vedere il mare, che c'è una sorta di telone con un paio di cento metri che impedisce anche la visuale. Qui non c'è ristorante e quindi è chiuso. Dei pochi stabilimenti aperti in quanto ristorante, bar. Storico stabilimento Kursan. Questo è l'ingresso della piscina, ingresso principale a sinistra. Andiamo a vedere di che si tratta. Kursan Village, aperto, in quanto sono bar e ristoranti. Da qui forse, oltre i campi di gioco, ci sarà anche il mare. Ovviamente quando il bar è chiuso anche il mare. Stabilimento Mare Chiaro, praticamente deserto, chiuso, sia dalla parte della strada e sia dalla parte del mare, chiuso in tutte e due le estremità. Anche il ristorante Kelly's sequestrato, chiuso, di conseguenza chiuso il ristorante e chiuso il mare. Stabilimento Lido. Proviamo ad entrare. Cancello chiuso. Cancello chiuso, niente da fare, qui non si va al mare. Sempre Ostia, sempre pontile, famoso pontile sul mare, affollato di gente, turisti. La spiaggia qui adiacente al Battistini, dove avevamo visto appunto chiuso. Grazie a questo varco, a questo passaggio fatto, ripristinato dall'amministrazione Marino, uno dei 12 varchi dell'89 di Gianfranco Amendola, grazie a questo varco la gente può accedere alla spiaggia. Peccato che il tutto è deturpato da questo mucchio di rifiuti, che la gente ha, diciamo, il buon senso di tentare di mettere qui i rifiuti, ma non vengono portati via. Soltanto 2 settimane dalla chiusura della stagione balneare.
lato destro pontile, confinante con l'Elmi, anche qui è abbastanza frequentato. E anche qui è uno dei due passaggi tanti appunto dell'amministrazione Ignazio Marino. Oggi mercoledì 18 siamo sempre al Pontile, sta arrivando una comitiva di giovani turisti, presumo stranieri, alla ricerca del mare perduto. Eccolo qui, guardano il mare ma non capiscono come funziona, come si entra qui. È una sorta di cosa comica, drammatica, proprio penosa, queste comitive di turisti che vengono appunto ad Ostia, al mare di Roma, e non capiscono come ci si arriva. Adesso forse scavalcano. Sorry, you want to go on the beach? From there. From there on the right. On the right you can inside. Prego. Ho spiegato che possono entrare, accedere attraverso il varco pubblico. Ecco qui. Non c'è un minimo di segnaletica, nulla. Turisti abbandonati a se stessi, meno male che c'è Liberi TV. Qualcuno tenta lo scavarco e qualcuno va al famoso varco. Comitivi di turisti, sicuramente stranieri, che fanno il bagno. Siamo qui al Pontile, che è un punto storico di Ostia, storico ma triste, perché ecco qui la situazione è più o meno la stessa. Dopo 2 anni e mezzo di commissariamento, commissione prefettizia con poteri speciali, non è che si vede grande risultato, grandi migliorie. Qui il mare è sempre praticamente chiuso.